Dell'Orco, legge elettorale che quindi slitta, elezioni che quindi slittano. Ecco, per il Movimento 5 Stelle, alla luce del risultato anche alle amministrative, c'è bisogno di tempo o non c'è bisogno di tempo? Diciamo che immaginavamo che poi alla fine le elezioni ci sarebbero state nel 2018, perché non c'è la volontà dei partiti politici di andare alle elezioni a settembre-ottobre. Tra l'altro noi avevamo fatto un'apertura abbastanza evidente che non... a cui non siamo neanche, diciamo, abituati, che di solito non facciamo, sulla legge elettorale, a causa in teoria di un emendamento che estendeva quella legge elettorale, il famoso tedesco, anche al Trentino Alto Adige. I franchi tiratori del PD, in generale il Partito Democratico, ha fatto decadere questo accordo e tutto è morto lì. Addirittura adesso posticipano a settembre la discussione della legge elettorale, quindi non c'è la volontà, c'è solo la volontà di pigliarsi la pensione parlamentare a settembre, tenersi la poltrona fino al 2018, salvare le banche, parlare di tutto meno di lavoro e di disoccupazione, degli italiani che sono disoccupati, che questo sarebbe il primo problema che il Parlamento dovrebbe affrontare. Io mi chiedo tra l'altro come fa il governo Gentiloni-Renzi, perché poi diciamo che uno è l'avatar dell'altro, a tirare avanti fino al 2018 con questa maggioranza così spaccata, così divisa, che ha perso il referendum del 4 dicembre, bocciato dagli italiani, e che ora ha avuto anche una chiara debacle elettorale. Perché l'unica cosa certa di queste elezioni amministrative 2017 è che il Partito Democratico ha perso, perché ha perso un sacco di grossi comuni, un po' sia a causa delle divisioni nazionali, della politica o non politica portata avanti dal Parlamento e dalla maggioranza che lo governa, e in parte anche da alcuni casi giudiziari, perché vediamo il caso Consip, dove è indagato il braccio destro di Renzi Lotti, il padre dello stesso Renzi, e anche sul locale, io sono andato a controllare, da gennaio ad oggi ci sono quasi un sindaco del Partito Democratico arrestato al mese. Penso a Morciano, ecco, di Romagna, a Pescia. Poi dell'Orco parleremo, eccetera, tra pochissimo. È anche del caso che Consip. Quando c'è questa situazione, dopo un po' gli elettori abbandonano quel partito. Ecco, parleremo tra poco anche del caso Consip, perché da oggi è indagato anche il PM di Napoli, Woodcock, ne parleremo tra pochissimo. Ecco, invece, qual è stata la lettura post voto del Movimento 5 Stelle e soprattutto come si prepara anche all'appuntamento delle politiche? Perché da una parte lei ci dice alcune cose del PD, dall'altra parte c'è anche un sindaco, che è quello della capitale, che è sempre sotto l'occhio dei riflettori, soprattutto dopo i recenti avvenimenti che la vedono indagata. Ho notato. Diciamo che l'analisi di questa amministrativa è molto semplice. Sicuramente ha fatto un buon risultato il centrodestra, grazie anche alla mucchiate Salvini, Berlusconi, e in alcuni comuni anche con Alfano, quindi anche questa finta elite che a volte c'è tra Alfano e Salvini, però di fatto in alcuni comuni si alleano. Debacle del PD, come dicevo, e il Movimento 5 Stelle che ha retto, perché dopo il primo turno sembrava che non fosse andata benissimo, però poi abbiamo visto nei successivi ballottaggi, noi eravamo al ballottaggio in ben 10 comuni, tra cui anche città come Carrara, e 8 comuni su 10 abbiamo ottenuto il sindaco. Quindi siamo passati da 37 a 45 sindaci e stiamo crescendo, siamo cresciuti di un 20% con il numero di sindaci, quindi aumenterà sicuramente la rete del Movimento 5 Stelle, aumentano i portavoce anche sul territorio. È ovvio che il nostro cammino è lento ma inesorabile, è lento e sicuramente lungo, perché non siamo radicati come i partiti tradizionali. Sul locale sicuramente contano molto anche le facce, conta essere conosciuti. Noi in alcuni casi, come sempre poi abbiamo fatto, abbiamo candidato anche candidati nuovi che non hanno mai fatto politica, che non sono interessati alle poltrone e che magari sono poco conosciuti dalla cittadinanza, sicuramente si faranno conoscere in questi anni da consiglieri comunali, regionali, eccetera. È ovvio che dobbiamo continuare su questa strada. L'ha sentita però anche l'analisi di Datorre prima, che parlava dei ballottaggi, un centrodestra aiutato dai voti del Movimento 5 Stelle. Questa è un'analisi che hanno fatto in tanti. L'unica cosa che posso dire è che il Movimento 5 Stelle non ha dato alcuna indicazione di voto in nessun comune in cui non c'era uno dei candidati al ballottaggio del Movimento 5 Stelle. Poi le analisi delle correnti di voti non le faccio io, le fanno i sondaggisti o lo fanno, insomma, chi commenta questo tipo di analisi politiche. Una cosa è certa, che anche a livello nazionale ci stiamo preparando alle politiche. Ci stiamo preparando come? Ci stiamo incentrando tutto sui programmi.
Io ad esempio sono in commissione trasporti, stiamo portando avanti il programma trasporti, il programma ambiente, il programma sull'economia, il programma sul lavoro a partire dal reddito di cittadinanza. Questo è il nostro obiettivo e nel prossimo mese inizieremo a coordinare una serie di incontri con le associazioni di categoria che in realtà in parte abbiamo già fatto per far vedere loro il nostro programma completo, per ricevere suggerimenti, critiche e vari eventuali. Quindi ci stiamo preparando, abbiamo già annunciato che in autunno avremo anche il candidato presidente del Consiglio, presenteremo la squadra prima delle elezioni, mentre gli altri parlano di poltrone, di leggi elettorali e non si finisce più con questa discussione, noi stiamo cercando di portare avanti non le coalizioni con questo, quell'altro, MDP, PD, non si capisce se si alleeranno, Salvini, Berlusconi, noi portiamo avanti i programmi fatti insieme a tecnici che sanno di cosa parlano e insieme anche all'associazione di categoria a cui esporremo nei prossimi mesi proprio i nostri programmi. Ecco, in collegamento telefonico abbiamo anche Alessandro Sallusti, direttore del giornale, che saluto e ringrazio, ben trovato direttore. Buongiorno. Ecco, abbiamo cercato di analizzare un po' lo scenario politico di oggi, siamo partiti dalla situazione del PD, tutti contro Renzi, questo chi può andare a favorire, cosa va a favorire? Beh, va a favorire, certo, va a favorire financo il grillino, ho appena sentito l'intervento, chiedo scusa, non so se sono onorevole. Di Dell'Orco, sì, onorevole. Sì, che saluto, non per il gusto di polemizzare, però insomma anche la retorica deve avere un limite. È evidente che i grillini dove vanno al ballottaggio il più delle volte vincono non perché hanno un loro elettorato, ma perché l'elettorato di qualcun altro converge su di loro. È successo così a Roma, è successo così a Torino, dove l'elettorato di centrodestra ha premiato i grillini rispetto all'idea della sinistra. Il problema è andare al ballottaggio e rispetto a questo, onestamente, su 200 passacomuni sono andati al ballottaggio in 10, non è stata una grande performance, anche perché ho sentito dire quando i grillini li conosci, poi spesso succede l'inverso, perché a Roma la Raggi e i romani stanno ai sondaggi, ma stanno secondo me non la voterebbero più. A Torino sta succedendo una cosa simile, a Parma tra il signor Pizzarotti e i grillini hanno scelto il signor Pizzarotti, cioè spesso dove li conosci poi li eviti, questo sta succedendo un po'. Poi è ovvio che in chiave anti-Renzi, perché Renzi ormai diventa un nemico pubblico numero uno e se l'è cercata. Renzi aveva vinto il biglietto della lotteria 3 anni fa, aveva suscitato grande attesa, grande speranza, non solo all'interno del suo partito, anzi direi soprattutto fuori dal suo partito, ma credo che quel biglietto ormai è perso e difficilmente potrà essere riacquistato. Ecco, forse Dell'Orco voleva intervenire, sentivo sotto delle voci. Sì, mi volevo collegare a quello che diceva Sallusti, se li conosci li eviti. In realtà spesso non siamo semplicemente conosciuti, dicevo prima il numero dei nostri sindaci, adesso ne abbiamo 45, l'unico sindaco di cui mi pare si parli è Virginia Raggi, dove era auspicato che ci fosse praticamente un dramma a Roma, un'emergenza continua di rifiuti, le cavallette, i topi che mangiavano i bambini, nella pratica invece tutto questo non è successo, si sta facendo un lavoro in un comune con oltre 10 miliardi di debiti dove c'era mafia capitale, ecco, è stata fatta infiltrare anche dai partiti, stiamo facendo un lavoro, a Torino stiamo facendo un ottimo lavoro, oppure penso a grosse città anche come Livorno, dove c'era un debito dell'azienda Lams dei rifiuti di 42 facciamo milioni magari, di euro, ecco, dove si pensava che lasciassimo a casa anche tutti i lavoratori. Sì. Tragedia, invece nella realtà abbiamo sistemato le cose. Prego, è ovvio, e in tutti i comuni che governiamo addirittura il debito è sotto controllo, si sta lentamente rimettendo in sesto. Quindi queste sono cose, è ovvio che se i sindaci, nostri non vengono conosciuti, nessuno ne parla e se ne parla solo quando c'è qualche eventuale problema. Un attimo, Dell'Orco, un attimo solo, facciamo rispondere.